appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi a corsa allo stadio. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Oggi, Fabio, ho gli occhi puntati su Alvaro Morata, quello che potrebbe essere il futuro protagonista dell'attacco spagnolo. Una prima punta mobilissima, che sa tenere il pallone, ma soprattutto si muove in maniera intelligente sul fronte offensivo. Si dimostra sempre cinico sotto porta, veramente un attaccante completo. Ha senza dubbio. Buon lancio. Brahim Diaz. Sulla destra. Tonali. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Calabria con il fallo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Brahim Diaz. Alexandro legge bene l'azione, blocca il pallone. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Allontana la minaccia. Hernandez. Cerca lo spunto. Chance per tirare. Un'altra conclusione. E c'è il gol del Milan. Prima rete per il Milan. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E la partita inizia alla grande, subito gol. Ecco Cuadrado. Danilo. Scodella in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Bonucci. Bentancur. Il Milan è già referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono in vantaggio, ma la gara è ancora lunga. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Calabria. Il portiere la spedisce su. Che sì. C'è letteralmente una pioggia di cross in area. Sì,
Quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Riesce ad intercettare. Buoco. Splendida reazione del portiere. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ecco Dybala. Para con grande sicurezza. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Alla peggio nello scontro di forza. Mette il turbo. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Lungo passaggio in avanti. Dalì, Mora. Il portiere dice di no. Intervento a liberare. Dybala. Bentancur. Perde il duello fisico con l'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Danilo. Dybala. L'avversario ha avuto la meglio. Quindi prende splendidamente il tempo in scivolata. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Cambia gioco. Cuadrado si fa vedere per ricevere. Danilo si spinge in avanti. Calcio di punizione per la Juventus. Danilo allarga il gioco sulle fasce. Soltanto rimessa laterale qui. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ibrahimovic riceve la palla e passa. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Cuadrado. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Spazza via senza fronzoli. Cuadrado gioca con un pallone lungo. Ecco il filtrante. Cerca lo spunto. Brahim Diaz. Tocco preciso. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Lancio lungo del portiere. Locatelli. Cuadrado. C'è la palla lunga in avanti. Prova a fare tutto da solo. Locatelli. La gioca sulla destra. Hernandez di forza. Opta per il lancio lungo. Si appoggia al portiere. Il portiere la calcia lontano. Danilo. Cuadrado. Cambio di fronte. Raccoglie il lancio lungo. Va via di forza. Si libera la grande. Prosegue nella sua corsa. La Juventus ne prende subito il possesso. Morata. C'è la difesa. E la Juventus pareggia. La Juventus ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol.
si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara... Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. E iniziano i secondi 45 minuti. E attento e allontana senza problemi. E trova bene il compagno. La butta via e fa respirare la difesa. Allontana il pallone. Calabria, prova a prolungare. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cross in arrivo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Morata. Alessandro. Bonucci. Locatelli. Morata. Va a raccogliere il passaggio. Alessandro. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Opportunità di ripartire. Bonucci la fa sua. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Alessandro. Pallone lungo in verticale. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Danilo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Locatelli. Cuadrado. Danilo. Hernandez. Recupera un pallone importante. Ibrahimovic. Sulla fascia in profondità. Continua ad avanzare verso l'area. Il guardalinee alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Ottimo dribbling. Il Milan al calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Brahim Diaz, un gol pazzesco! Questo è un gol stupendo, stupendo! Una grande partita oggi. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Pallone lungo in verticale. Locatelli. Lungo passaggio in avanti. Trottiva e un grande riflesso qui. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Ecco Morata. La gioca a sinistra.
si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Tonali. A sinistra con il passaggio. Arriva nella tre quarti avversaria. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Riceve in aria. Questo... Morata! Gol! Non sbaglia! Che bello seguire una partita così. Un colpo di scena dopo l'altro. Conclusione potentissima, il portiere battuto. Era un pallone davvero potente. Non ha deviato di un millimetro la sua traiettoria prima di insaccarsi. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Ramsey avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Hanno ritrovato la parità. Il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Calcio di punizione per la Juventus. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incommiabile. Il Milan a calcio di punizione. Vuole il lancio filtrante. Spazza via. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Prova con la palla lunga. Morata, opportunità. Calcio di punizione per la Juventus. Attenzione, cartellino rosso. Dubbi, quanti dubbi su questa espulsione. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Dybala, salvati dalla traversa. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Alessandro. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Danilo, tentativo di allungare il gioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. La Juventus decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. L'estremo difensore la calcia lunga. Bernardeschi. Mancano pochi secondi alla fine. Alessandro. Bonucci. Pallone morbido verso la fascia. Hernandez si è fatto trovare pronto. Bentancur, tocco morbido, palla intercettata. La Juventus cerca disperatamente di gettarsi in avanti in quello. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi.